Amici, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è giornata review, quindi mi vedrete in un altro video vestito uguale, apparecchiato uguale, l'ho detto comunque, perché sto facendo due review. Allora, in questa review vi voglio parlare di questo fondotinta. Questo fondotinta è l'Instant Anti-Age di Maybelline. Allora, questo fondotinta io l'ho pagato intorno ai 10 euro, lo trovai in offerta e ho voluto provarlo. In realtà, più che il fondotinta, avrei voluto provare anche il concealer, perché il correttore dicono che sia la fine del mondo. In questo caso però mi sono trovata a prendere questo, il correttore ancora non lo prendo, ma lo prenderò un giorno, sarà il mio correttore, sappilo. E comunque questa qui io ce l'ho nella colorazione 21 Nude. Allora, facciamo così come al solito, io mi stoppo qua perché già parlo troppo, vi metto l'applicazione per farvi vedere un pochino com'è sul viso, perché in realtà è quello che ho adesso. Però vedete, io quale momento migliore per, se non quello delle malefiche, per farvi vedere la schifezzuola che ho sul mio viso e come questo può coprire, ecco. E io cerco sempre i migliori momenti del mese, ragazze, voi mi capite, per farvi vedere come funzionano i fondotinta, perché scusate, se io ve li faccio vedere quando la pelle è buona, che vi faccio vedere a fa? Comunque, stoppo il video qua perché già sto a parlare troppo e poi vi dico che cosa ne penso. Allora, bentornate, avete visto l'applicazione? Allora, prima cosa, primo appunto, per la Maybelline in generale. Allora, io mi sono sempre trovata abbastanza bene con i fondotinta Maybelline. Anni fa io amavo il Superstay, lo amavo proprio alla follia. Il problema di questi cacchio di fondotinta è, vorrei sapere, Maybelline, perché me li fai gialli? Ti sembrano un palumpa? Io non lo so, io non riesco a capire per quale motivo la Maybelline mette sempre questo tono di giallo in tutti i fondotinta, cioè tendono tutti al beige. Beige, non sai pronunciare beige, vabbè. Comunque, il fondotinta ha 20 ml di prodotto, quindi in realtà è più piccolino di un comune, di solito ce ne hanno 30. Qui c'è scritto il suo segreto applicatore microcorrettore, quindi c'ha sta spugnetta qua, come potete vedere, che non l'ho proprio tanto capita, perché mi trovo bene a tamponarlo così, ma comunque avete bisogno delle manine sante o di un pennello per stenderlo, cioè non è che questo qua, questo è solo per, insomma, tamponare il prodotto e poi dopo comunque lo dovete stendere. Si mette girando, fa questo rumore, si impregna questa cosina che vedete sopra, questa spugnetta, e poi lo potete tamponare. Dicevo, per riguardo al colore, a me non piace, nel senso che ora che sono un pochino più scura, ci siamo pure, come potete vedere non ci sono grandi stacchi. Però, perché sono leggermente abbronzata io, ma temo che d'inverno questo qua io non posso utilizzarlo. Perché questo è il 21 Nude, c'ha pure l'SPF 18, il che è una cosa ottima, infatti io l'ho usato tanto d'estate questo. Però il problema è questo, ci sono solo 4 tonalità, e sono 4 tonalità per cui, di cui questa è la più chiara, che in video vi sembra chiara, ma vi ripeto, è giallissima, cioè, vi faccio vedere, io adesso sono, ecco qua. La vedete sta striscia qua? Io non so se si nota, ecco. Vedete che è molto molto tendente al beige, ce la posso fare. Quindi non so per quale motivo la Maybelline mi fa sti colori troppo sul beige.
Tra l'altro, allora, che cosa ne penso io? Essendo anti-age, è molto oleo, cioè è oleosetto, quindi per quanto riguarda la pelle secca o mista, secondo me ci siamo. A me questo fondotinta è piaciuto perché io ho una pelle molto secca ed essendo molto secca la mia pelle, a me piace il fatto che sia abbastanza oleosetto perché, come potete vedere, mi copre abbastanza bene i rossori. Però c'è un però, è leggero, nel senso che è ovvio che questa macchia qua non me la poteva coprire, qua ci vuole un fondotinta, ma credo che voi riusciate a percepire comunque che qui il rossore si vede, cioè vedete qua da quest'altro lato, quindi ha una coprenza molto molto leggera, non è modulabile secondo me perché se ne mettete troppo tende a stendersi talmente tanto che ve lo ritrovate, trovate le mani tutte impiastricciate, però lui non fa strato. Quindi per me questo fondotinta è un 6, nel senso che mi è piaciuto, mi piace tanto 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 la consistenza perché per chi ha la pelle secca è difficile trovare qualcosa che non faccia uscire le pellicine. E questo non me lo fa, però il colore non va bene purtroppo, almeno per me non va bene, ma io credo che comunque sia un beige troppo sul giallo. Per di più, ragazzi, l'applicatore non è proprio sta gran cosa. Quindi sì, un 6, 6 e mezzo da me se lo prende, però ripeto, ragazze, non credo di riacquistarlo, voglio provare il correttore. Ma purtroppo diciamo ci sono delle cose che non me lo fanno piacere, cioè la coprenza è diciamo posso dire media, resta tanto sulla pelle, per quanto mi riguarda resta tanto, perché la mia pelle è secca, però se avessi, insomma avere già una pelle mista con un coso del genere implica dover mettere tanto tanto, diciamo tanta cipria. Insomma, il setting va fatto. Io non lo faccio perché, comunque, ripeto, essendo la pelle molto secca, io insomma, a volte sbaglio. La cipria traslucida non la uso sempre. Però mi rendo conto che se avete una pelle mista con questo qua, se non mettete la cipria, fate tipo i lampadari. Ecco, quindi non mi sembra il caso. È bello luminoso ed è un luminoso che a me piace. Però vi ripeto, insomma, io non credo che lo ricomprerò perché non mi piace il colore. Se già il colore fosse stato un meno giallo, credo che l'avrei riacquistato. Ecco. Comunque, questa è il mio parere riguardo a questo fondotinta. Vi mando un bacione. Spero che la review vi sia piaciuta. Lasciatemi un pollicino in su se, insomma, vi sono stata utile in qualche modo. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!